Siamo qua a difendere l'impresa agricola e gli imprenditori agricoli, le nostre associazioni Agrinsieme difendono le imprese agricole, noi carroccioni, e viva Agrinsieme! Qui oggi abbiamo la presenza di due consiglieri regionali, consigliere Rizzante e consigliere Picozzo. Io darei la parola a Picozzo come consigliere regionale, perché è anche il nostro collega, nel senso che è anche un agricoltore, quindi ben volentieri. Bruno Picozzo, se gentilmente vuoi salutare i tuoi colleghi. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Stiamo con i piedi per terra, anche se siamo a Venezia, una città dell'acqua, però è necessario adesso, in questo momento, dove i nodi stanno arrivando al pettine. Il colore del mais o del latte è uguale per tutti. Chi divide il mondo agricolo ha degli altri interessi. Qualcuno ha 2 milioni di interessi all'anno. Bravo! Quindi non stanno qua quelli che lavorano per dividere il mondo agricolo. Noi siamo qua per dire basta, chi ha usato l'agricoltura per fare i propri interessi. Perché i problemi delle aziende agricole non hanno più tempo per essere risolti, devono essere portate all'attenzione della politica in maniera determinata e continuativa. Questa è una raccomandazione che faccio nel convito del presidente Scanavino, veramente è su questa strada che dobbiamo proseguire. Abbiamo un progetto nuovo in noi, io è una cosa vecchia e dobbiamo superare questo scoglio, la burocrazia veramente ci sta opprimendo e sta chiudendo le nostre imprese. Credo che non ci sia ripresa senza impresa e noi siamo imprenditori, ma non ci viene riconosciuto il nostro ruolo. Il mondo ci chiede di fare agricoltura per sfamarla a prezzi irrisori, non ce la facciamo più. Siamo qui a protestare per i nostri diritti e per quello che ci spetta. La terra è indispensabile, ma con l'IMU sopra sicuramente è difficile combattere contro l'inflazione. Voi conoscete un settore dove i prezzi sono rimasti quelli di 25 anni fa? L'agricoltura! Se abbiamo un motivo per essere qui a protestare è proprio perché i nostri costi, che sono andati in pari pari all'inflazione, non ci possono permettere di sostenere i nostri prezzi che invece sono rimasti tutta la regione del Veneto. Ma quello è bello, quello è piaciuto. Grazie, hai fatto un capolavoro. Non vorremmo sentire la voce di un'agricoltura che è importante per il nostro paese, che è importante per il mondo, un'agricoltura di cui nessuno tiene conto. Grazie ancora, passo 2 parole anche a Giordano nella chiesa che arrivi la politica dei nostri presidenti regionali di Coppa di Cultura e di CIA. Grazie a tutti. Bravo. Sono nelle piazze d'Italia sotto le bandiere di CIA, di Confagricoltura.